Uno spettacolo durato ben 2 ore e 17 minuti al Palapoli di Molfetta, con ben 213 punti realizzati, dove Calzedonia Verona solo al tie-break è riuscita a spuntarla su un Exprivia Molfetta in grande spolvero. Un punto per i padroni di casa al termine di un'altalena di emozioni, con un inseguimento senza respiro fino all'ultimo, con coach Gulinelli che ha schierato lo stesso 6+1 che ha imbrigliato Ravenna. Partenza veemente di Verona, ma è stata l'Exprivia a portarsi sull'8-7 prima del break, che ha riportato avanti gli ospiti sul 12-10. Partita bella ed equilibrata, con il primo set chiuso 22-25. Nella seconda frazione Verona avanti 6-3, ma immediato pareggio 7-7 dei biancorossi, con due magie di Joao Rafael in attacco e in battuta. La squadra gira e arriva qualche ace. Dopo il time out tecnico, l'Exprivia tenta la fuga, ma due muri di Zingel e un punto in battuta di Sander rimettono la situazione in equilibrio. Alla fine arriva il punto di Candelaro, che vale il 25-22 e il pareggio. Nella terza frazione Calzedonia Verona prende subito il largo grazie a un grande Kovacevic e uno Zingel efficace a muro e in battuta, con i veneti che recuperano e chiudono 25-19. Nel quarto set, con Randazzo e Joao Rafael molto incisivi, Molfetta si porta sul 15-9. Sul 16-9 però Verona reagisce da grande squadra, mettendo a segno 4 punti consecutivi. Randazzo interrompe la serie positiva, Joao Rafael e Ieresuelo riallungano le distanze e Randazzo chiude il set 25-20 e il 2-2 che vale il tie break. Il gioco decisivo è roba da cuori forti, con la frazione vinta dagli ospiti 16-14, due punti a Calzedonia Verona, uno a Molfetta che in classifica sale a quota 5 e dimostra di potersela giocare con tutte.